Ciao a tutti amici Tarkroxiani e bentrovati in questo nuovo video che non poteva farsi attendere troppo perché insomma dobbiamo andare avanti a scoprire insieme come funziona quest'ultimo baluardo e io comincio ad avere comincio a capire meglio come funziona appunto giocando, perché la cosa migliore è quella giocare, non leggere solo le istruzioni, che spesso non si capisce niente, leggendo di primo acchito le istruzioni. Quindi giocate, esplorate e così da capire come funziona bene questa missione. Come ho accennato al primo video, il video precedente di questo, come ho accennato, cominciavo ad avere l'idea che per andare avanti nell'ultimo baluardo, salva l'altro cosmo, appunto c'era bisogno di prendere qualche oggetto che ci faceva avanzare, perché c'è la degenerazione che è impossibile, almeno per quella strada che io ho provato. Così, ecco qua, mi trovo già alla fine del capitolo 1. Come premio ho ricevuto un Capitan America classico 3 stelle, risvegliato, sbadabim bum bam. E io lo possiedo anche 4 stelle, risvegliato, e quello che si vocifera, perché siamo all'inizio, tantissime persone chiacchierano, parlano, dicono come potrebbe essere, e infatti mi accingo oggi ad avere la conferma, a vedere la conferma insieme a voi se quello che si dice in giro è vero. Andiamo subito, senza perdere altro tempo, a scoprire se alla fine di questa missione, cioè completando il primo capitolo dell'ultimo baluardo, veniamo premiati con una gemma del risveglio, con la quale poi possiamo fare la seconda missione, che ha il nome identico, però avete capito di che sto parlando. Quindi ora, con tutta fretta e agitazione, come sono agitato, si vede? Vado a completare, eccolo qui il mio Capitan America 4 stelle, vado a completare il primo capitolo, vediamo cosa succede. Intanto c'è il simbionte supremo qui, che sta per essere surclassato dal mio arcangelo. Ora una sentinella la faccio fuori con il mio Hyperion. Niente di nuovo finora. Ah, che riflessi! Peccate sta pigna! Ci deve avere l'alito pesante, Hyperion, con sta soffiata le va anche a 2-3 mila di vita. Qualche cosa di potentissimo. Cattasse magnata la frittata di cipolle. Ok, sì, dai, Scarlet col bonus classe va benissimo contro Heimdall. Perfetto, magnifico, andiamo avanti così. La Kabam con questo nuovo ed ultimo evento si è sbizzarrita, creando qualcosa di davvero impegnativo, non solo per quanto riguarda la difficoltà, ma anche per quanto riguarda la, come si dice in italiano? Ce l'ho sulla punta della lingua, ma non mi viene. La. Non mi viene, non mi viene. La. No, non mi viene, non esistete, non mi viene. Appena mi viene, ve lo dico. Non solo per la difficoltà, ma anche per quanto riguarda. Darkrox, compra una vocale. H.
Ma no, l'H, no. Comunque, non fatemi parlare, che mi sconcentro e prendo le schiaffi. Muori su. Ok, massacra, è stato massacrato anche lui dal mio arcangelo. Mi guardate con questa faccia. È perché sto pensando alla parola che non mi viene. Andiamo con Hyperion e vediamo il premio finale di questa missione. Dovrebbe esserci una bella gemma o qualcosa comunque che ci aiuti ad affrontare la missione evento successiva. Ok, vediamo un po'. Attenzione, rullino i timburi. Gemma dell'anima dell'infinito attivata. Ecco quello che volevo sapere. Complimenti, hai messo le mani su una gemma dell'infinito. Ogni gemma dell'infinito potenzia uno specifico vendicatore per la durata dell'evento. Perfetto, quindi una volta che l'avete ottenuta, una volta che l'abbiamo ottenuta, è attiva per tutto l'evento, quindi per questi 40-41 giorni di evento. Tocca un qualunque grado del vendicatore coinvolto per scoprire i benefici. Perfetto. E potenzia uno specifico vendicatore, quindi ne potenzia uno. Se sono sfregati però, è tutto sto bambaradam e se ne potenzia uno solo. Guarda caso, il primo che se potenzia oggi è Capitan America. Io ce l'ho 4 stelle, già a rango 4, non credo ci sia bisogno di potenziarlo a rango 5 perché non ne vale proprio la pena. Puoi accedere nuovamente a questa informazione toccando il Boost Gemma dell'Infinito nel pop-up Boost Evocatore o nella schermata dettagli del Vendicatore coinvolto. Perfetto. Allora, rigenerazione vita. In questo caso Capitan America base, classico, rigenera 1% della salute massima ogni secondo. Niente. Esplosione di karma. Tutti gli stordimenti provocano puntura potente permanente. Questo mi piace. Un avversario con puntura potente subisce 21,8 danni diretti quando attiva un attacco speciale. Probabilità pari al 50% di riapplicare una puntura potente. Gli attacchi speciali infliggono 10% danni extra per ogni puntura potente. Bene, bene. Comincia a essere, insomma, fattibile la missione successiva. Affaticamento. Colpi avversari affaticati, infligge puntura potente, un avversario con puntura subisce 10 per 10 danni diretti quando attiva un attacco speciale. Ah vabbè, questo è come la puntura potente classica di Yellow Jacket, in poche parole. Però quando è affaticato, quindi meglio, vabbè, con Capitan America si affaticano parecchio, dirò, basta mettersi in parata e farsi colpire. Blocco potere. Ah, ogni volta che l'avversario è affaticato si blocca il potere. Ah, per 3 secondi infligge un numero di punture potenti pari a 25% del numero di punture potenti. Blocco tempestivo, 50% del danno mitigato da un blocco tempestivo nel riflesso contro l'avversario. Mi piace. Pratica, parate in quel momento giusto e il 50% del danno noi lo subiamo in meno e lui lo subisce. Blocchi tempestivi rigenerano salute pari a 100%. Raga, Capitan America costa gemma, ma diventa strafigo. Lo devo andare subito a provare. Quindi rimanete sintonizzati. Ah, ecco perché non risulta nelle ricompense. Questi disgraziati, questi della gabbana che si inventano queste cose. Perché un'abilità che non è un'abilità. Senza dire niente, facendo queste missioni. Noi andiamo a trovare appunto ultimo baluardo, la ricerca delle gemme. Andiamo a trovare le gemme. Il capitolo seguente, cioè la strada successiva, la storia successiva, come vedete, mente è rimasta bloccata. Quindi l'altra voce che si sente in giro è quella che si apre ogni settimana. Una, quindi ci sarà voglia a fare queste missioni. Peccato perché uno poteva andare avanti così a gogo e finire un pochino un po' più rapidamente la situazione. Perfetto, prima gemma presa. Nelle ricompense non viene scritto che vengono trovate le gemme, ce lo dovevano far capire da soli, grazie.
E con questa gemma io andrei subito a provare, perché poi con le gemme che trovate vi aiutano a completare l'ultimo baluardo, salva l'altro cosmo. È il caso ora di provare. Eccolo qui, Capitan America, che viene addirittura messo in evidenza. Come vedete, io andrò a usare il 4 stelle. Cliccandoci su dovremmo riuscire a vedere. Eccola qui. Sono state connesse una gemma dell'infinito. Basta cliccare la gemma e rivedere quello che abbiamo letto poco fa. Mi piace, mi piace. Mo vediamo che cosa però. Vediamo un attimo, vediamo, perché insomma non è detto. Non dite gatto finché non ce l'avete nel sacco. E intanto mi stanno a chiamare. Un attimo solo, rimanete sintonizzati. Eccoci qui, scusate l'interruzione, devo impararmi a bloccare le chiamate in entrata quando faccio video tarcroxiani. Allora, come dicevo, non bisogna dire gatto finché non c'è nel sacco. Ok, vabbè, basta, basta cavolate e andiamo subito a vedere questo Capitan America in quale strada potrei usarlo. Allora, innanzitutto mi sorge molto interessante sapere se mi sorge molto interessante. Crescita potere, abbiamo detto. E con Capitan America lui aveva il blocco potere o no? Mi pare di sì. Io però per non farla troppo difficile seguirei l'ordine. Perché se la Kabam invece ha anche poi cambiato le strade della serie, con la prima gemma bisogna fare la strada 3, con la seconda gemma la strada 1, con la terza gemma la strada 5 e così via. Sono proprio cattivi! Io invece voglio sperare che almeno in questo abbiano lasciato un ordine. Ok, quindi strada 1 con la gemma del risveglio 1. Anche perché, eccolo qui, se non mi ricordo male, ha anima. Andiamo tranquilli. È proprio noi quello che abbiamo preso poco fa. Andiamo a vedere cosa riusci a fare, cosa fanno in questa strada. Innanzitutto voglio vedere se degenerazione degenera. Se degenera comunque. Oh, ok, abbiamo anche il bonus. Vediamo un po'. Degenerazione non c'è, cari amici tarcoxiani. E quindi già mi fa capire che adesso so dolori. Per fenomeno che mazza già ha caricato a palla, mamma mia, la barra potere. Ora ecco, speravo che scaricasse. Aia, ma ha preso. C'è blocco potere. Anche in questo caso, no, non c'era blocco potere, ora mi farà la presa e mi distruggerà. Vai, King Kong. Ok, sono morto. Sono morto! E siccome sto accumulando unità per fare un altro evento, e dato che Fenomeno è il primo nemico, piccolo consiglio e trucco, uscite e ricominciate. Se stavamo al terzo nemico, ok, magari avreste, vi dicevo di usare l'unità. Ma siccome il fenomeno è primo, abbiamo di nuovo la missione in questo modo, uscendo e rientrando. Ok. Quindi, fattibilissima adesso questa missione con Capitan Americo. Tutto sta a colpire il nemico quando c'è blocco crescita potere. Affaticamento è blocco potere, che blocco potere dura pochissimo. Ah, poi molto importante, cercare di non piasberle perché sennò. Ok, come vedete non cresce. Quindi conviene parare.
così si attiva crescita potere, cioè nulla la crescita potere, perché con 4 colpi. Ok, così è fantastico. Stordito, altamente stordito. Perfetto, ottimissimo, bravo Darkrox. Ok, ci siamo. Bene così. Bene, bene. Mamma mia, se mi dava uno schiaffo in quel momento. Ok. Magnifique. Bella. Bella. Una volta visto e capito come funziona, come avete visto anche voi, cari amici Tarkrossiani, potete capire meglio il funzionamento e come sconfiggere il vostro nemico. Parate, lui va in stordimento, in più prende il 50% di danno e in più gli si attiva blocco crescita potere, quindi non gli aumenta la barra potere e in più quando gli fate una mossa speciale gli applicate puntura potente a gogo, a schifo, scusate il ruttino mattutino mancava, e soprattutto come avete visto si accumulano le punture potenti. Ora vediamo se riesco a far fuori anche Dormammu, che comunque infligge degenerazione. Dopodiché chiudo il video perché mi sto emozionando troppo. Ah, mi ha messo degenerazione una volta colpito. Infame schifoso. Ho preso due sberloni. Ok, Stordation, rigenero un sacco, no però rigenero, quindi cari amici la tecnica è questa, parate, non mi fate colpi, parate, ah con la parata avete visto che si aumenta, gli cresce di nuovo l'energia, ottimo, sbambindolata. So che è la sbambindolata. Nuovo applica degenerazione. Ok, stordito. Voi rigenerate anche quando stordite. Muore. Ok, perfetto, fantastico. E così via, ragazzi. Io forse farò un video contro il nemico finale. Giusto solamente un video solo per lui, per vedere com'è, come si comporta. Non lo farò in questo perché non vorrei finire di fare una brutta figura, soprattutto perché ho un impegno improvviso e devo andare. Io vi do appuntamento al prossimo video che sarà prestissimo con il seguito, la terza parte di come andare avanti con le nuove missioni evento. Nuova missione evento. Vi saluto calorosamente e vi do appuntamento al prossimo video. Buon proseguimento di game, bella se beccata.